Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale. Vi volevo dare alcuni aggiornamenti a riguardo, perché alcune cose cambieranno e alcune no. Allora, innanzitutto parto col dirvi che da settembre verranno ufficializzati anche gli abbonamenti e quindi le possibilità di abbonarsi al canale con costi, diciamo che per i contenuti di base a pagamento partiranno da 1 euro, quindi potete immaginare. Per chi ovviamente intenderà sottoscriverlo. Per quanto riguarda che cosa ci sarà, ci sono diciamo diverse novità. Allora, quello che posso dirvi è che i full pass match, quindi i match di pass integrali, quindi diciamo da partitelle da 15-20 minuti, mezz'ora, fatte con il Delo, diventeranno per soli abbonati a partire da 1 euro. Mentre i replay corti rimarranno gratuiti, quindi per intenderci tutti quei replay da 30 secondi, un minuto che vengono fatti con PES, quindi gol vari, ecco, questi qua rimangono contenuti gratuiti. Quello che invece diventerà diciamo la parte cruciale del canale saranno i dopo partita dei vari match, non solo del Parma ma potrebbe darsi anche di altre squadre, ma sicuramente tutti quelli del Parma. Le magocronache restano, ma le magocronache saranno contenuti che farò, diciamo, più di rado, ma resteranno comunque gratuite, più che altro per essere in live con voi ogni tanto. Quindi resteranno, e ripeto, sempre gratuite. I dopo partita saranno ovviamente inclusi e gratuiti. E ci saranno due nuove sezioni, sicuramente, che sono Mago, adesso i nomi sono provvisori magari, però potrebbero essere intitolati Mago News e Mago Life. Mago News sarebbero argomenti della vita di tutti i giorni, quindi anche notizie del TG o qualsiasi cosa, diciamo, in cui esprimo la mia opinione a riguardo. Mago Life invece sarà solo per abbonati di almeno secondo livello, dove si potranno vedere dei video sulla più personale, diciamo così, sulla vita di tutti i giorni, che appunto esulano dal discorso calcistico e delle cronache del dopo partita. E quindi per chi è interessato, almeno abbonamento di secondo livello per questi contenuti riservati. E infine ci sarà il discorso del Delo, che verrà annunciato più avanti, su una possibile nuova, diciamo, iniziativa sua, e di cui adesso non vi accenno, appunto. Comunque, in poche parole, resta tutto gratuito, con contenuti aggiuntivi gratuiti, tipo quello news e dopo partita, che saranno la parte integrale del canale, mentre a pagamento avremo solo il primo livello, i full pass match, quindi match integrali pass sfida contro il Delo, che saranno rari e quindi merce rara, anche perché è merce che bisogna per forza un minimo monetizzare, perché un ricordo per noi va bene, è giusto che resti, lo vogliamo. Però siccome montarlo comunque porta via tempo, un minimo di riconoscimento noi serve, se no ce lo teniamo per noi e basta, cioè senza essere cattivi, ma se piace, 1 euro al mese è un caffè neanche al mese. Quindi i full pass match con abbonato di primo livello e le Mago Life con abbonato di secondo livello. Sui video, diciamo, più vita personale, diciamo così, ovviamente senza entrare sul privato particolarmente, ma facendo vedere qualcosa di quello che esula dal canale, diciamo, della vita di giorni. Per quanto riguarda tutto il resto, quindi news, dopo partite, Mago Chronicle, resta tutto assolutamente gratuito. Niente, volevo solo aggiornarvi su questo e grazie a tutti per l'ascolto. Commentate se avete qualsiasi opinione a riguardo, pro o contro, e grazie a tutti e ci vediamo presto. Ciao.